Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao a tutti. Ciao Matteo, perché dopo aver archiviato in maniera non particolarmente felice, ma sicuramente in maniera abbastanza positiva, la parentesi azzurra al maschile con la sconfitta di misura rimediata dagli azzurri a Minsk in Bielorussia, è tempo di azzurre perché ci attende un fine settimana particolarmente importante per la nazionale allenata da Liliana È Ivaggi. tempo di andare a Maria Enzendorf in Austria, dove l'Italia giocherà la prima fase delle qualificazioni ai campionati mondiali, campionati mondiali del prossimo anno. Affronteremo nell'ordine il Kosovo nella partita di sabato e poi successivamente le padrone di casa dell'Austria domenica. Due posti su tre, occasione da non sciupare. Vediamo il servizio, presentiamo subito quello che ci aspetta. 48 ore, 120 minuti per giocarsi tutto, addirittura 538 giorni dopo l'ultima partita ufficiale. Contro l'Ungheria era il 29 settembre del 2019, la nazionale femminile torna in campo e lo fa per un appuntamento da non sbagliare, la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Spagna 2021, crocevia decisivo per guadagnarsi l'accesso ai playoff della prossima primavera. Pro e contro si riequilibrano a vicenda, si gioca in trasferta a Maria Enzendorf in Austria, dove le padrone di casa avranno il pronostico favorevole e dove alla finestra ci sarà anche il Kosovo, terza formazione del gruppo 4. Il fattore campo sarebbe, anzi è, un elemento contrario, mitigato però dalla formula del girone. Passano due squadre su tre, insomma, l'opportunità è ghiotta e non va sprecata. L'Italia lo sa bene. A proposito, sarà la prima Italia, o quasi, targata Liliana Ivaci, affiancata nello staff da Elena Barani e Adele De Santis. Sicuramente la prima in un appuntamento che mette in palio i due punti. La preparazione ha purtroppo tolto all'organico il centrale Sofia Ghilardi, infortunata, ma nel complesso affida al ben miscelato mix di esperte giovanissime le sorti della qualificazione. C'è il duo veneto Fanton Cappellaro, c'è Giada Babbo, la più prolifica tra tutte con 138 reti all'attivo in Serie A Beretta, tra i pali pochi dubbi. Monica Prunster, il capitano della nazionale, difenderà la porta italiana. Impeto ed energia giovanili passeranno per le mani, che Liliana Ivaci conosce benissimo, di Ramona Manojlovic, migliore giovane del 2020, come del duo Padovano, Jogap e Ghiarrua. Si rivede Laura Rotondo, fin qui 45 reti in stagione in Svizzera con la maglia del Thun, è tornata con Dalla Costa a formare un duo di terzini dotato di buon tiro da fuori. L'Italia va alla ricerca dell'equilibrio giusto per mettere insieme nomi, volti e doti tecniche. Il tempo, va detto, non è molto. Ultimato il lavoro in stage a Mezzocorona e Oderzo, la squadra raggiungerà domani Vienna. Qui potrà osservare Kosovo e Austria sfidarsi venerdì sera per poi riordinare le idee nella notte e sabato sfidare le kosovare. Potrebbe essere già un dentro fuori perché con due posti su tre fare punti subito vorrebbe di riarrivare con tranquillità al giorno seguente e al match domenicale contro l'Austria. Bene, e per saperne di più circa lo stato di forma delle azzurre, ci colleghiamo in diretta con il ritiro della nazionale, dove c'è per noi il capo delegazione della squadra azzurra, Paolo Baresi, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Ciao Paolo. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, come procede questa marcia d'avvicinamento a questo doppio importantissimo appuntamento del fine settimana? Ma guarda, siamo arrivati ad Oderzo e abbiamo fatto una settimana a Mezzocorona, devo dire, molto molto bene. Ci siamo allenati bene, ci siamo allenati con intensità, abbiamo avuto modo di trovare un ambiente anche molto favorevole, quindi direi per ora tutto molto Unico incidente di percorso, purtroppo una circostanza fortuita, l'infortunio occorso a Sofia Ghilardi, no? In allenamento. bene. Eh sì, consentimi di fare gli auguri di pronta guarigione a Sofia, un infortunio in allenamento proprio casuale, speriamo che possa tornare presto sui campi. Un cambio di direzione fatale per il terzino della Brixen, davvero una sfortuna incredibile per la ragazza. Sì, un incidente fatto tutto da sola in seconda fase, cambio di direzione, il ginocchio l'ha lasciata lì e quindi direi un infortunio, speriamo non sia gravissimo, però sicuramente una distorsione che la terrà un po'.
Ciao Paolo, naturalmente mi associo a quanto avete detto con l'in bocca al lupo di una pronta guarigione a Sofia Ghilardi. Per quanto riguarda invece chi c'è e chi scenderà in campo in queste qualificazioni tra sabato e domenica, in particolare sabato nella partita contro il Kosovo, come hai visto l'amalgama tra le giocatrici innanzitutto e poi con lo staff tecnico? Perché c'è da dire che è la prima uscita ufficiale, la prima uscita in gara ufficiale per Liliana Ivaci, affiancata da Elena Banani e Adele De Santis. Ivaci ha parlato della necessità di grande cuore, grande determinazione nella presentazione di queste qualificazioni. Beh, è una prima uscita, ma devo dire che è una prima uscita tra virgolette, nel senso che molte ragazze comunque conoscono Liliana dal recente passato nelle categorie giovanili, molte comunque l'hanno conosciuta anche nel passato un po' più lontano, è una persona molto stimata dalle ragazze. E se poi penso che è affiancata da Elena e da Adele, che sono due allenatrici che godono della stima totale di tutte le ragazze, direi che è tutto molto 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 bene, davvero. Indubbiamente lo staff sta lavorando molto sull'aspetto motivazionale e è venuto a trovarci anche il presidente venerdì, è rimasto con noi qualche giorno e anche lui ha incontrato le ragazze ribadendo la necessità di intraprendere questa strada verso una strada positiva, verso un gioco sempre più europeo, e quindi devo dire che le ragazze si stanno impegnando molto per interpretare al meglio sia il gioco di Liliana che le parole del presidente. Assolutamente. Ecco, poi al limite ci soffermeremo in particolare sul valore e sulla qualità degli avversari, in particolare del Kosovo, che sarà il primo avversario, quello che l'Italia affronterà sabato. È anche, diciamo così, da questo punto di vista una novità, l'integrazione, no, Paolo, tra il gruppo storico di Liliana Ivaci, quindi l'attuale Under 19, ex Under 17, sono tante regioni con giocatrici assolutamente ancora giovani, ma con maggiore esperienza internazionale. Mi riferisco alle varie Fanton, Rotondo, Dalla Costa, Del Balzo, la stessa Pruster, tutte atlete comunque ancora molto giovani che però si stanno integrando in questo mix con lo zoccolo duro della formazione che tanto bene ha fatto nel campionato di categoria Under 17 e campionato europeo. Sì, indubbiamente questo era un po' il punto di domanda su questa esperienza, perché poi consideriamo, in realtà consideriamo vecchie, tra virgolette, per le ragazze che hai citato, ma appunto sono vecchie solo tra virgolette, perché poi parliamo di 25-26 anni. In realtà poi a queste sono affiancate le ragazze invece molto giovani, che indubbiamente fanno parte di un'altra generazione, e non era... da pensare che poteva essere complicato questo percorso di amalgama, e invece in realtà, per quello che si vede durante la giornata, sia dentro al campo che fuori, sembra andare veramente tutto, tutto molto bene, con le grandi che stanno in qualche modo accudendo le piccole e così insegnando loro la strada per una manifestazione che de deve portarti sicuramente un po' di soddisfazione. Ecco, tra le senior dimenticavo già da babbo che per quanto giovanissima è già, diciamo, una consolidata realtà della pallamano italiana. Matteo. Abbiamo detto delle due avversarie, no? Perché poi l'amalgama, il Del gioco. Kosovo non si sa ancora nulla. No, assolutamente no. Mistero totale. C'è veramente. Sappiamo che però, insomma, partirà per l'Austria. Questo Il immaginiamo di resto sì. ammantato dal segreto. Eh sì, sono due avversarie. No, volevo chiedere a Paolo che cosa sappiamo dal raduno azzurro, perché effettivamente, soprattutto sul Kosovo, c'è stretto riserbo sul web. Tra l'altro, è una squadra che, come noi, del resto, non gioca una partita ufficiale da un anno e mezzo, quindi c'è effettivamente poco, si sa effettivamente poco. Poi, come ricordava anche il presidente federale la settimana scorsa, il Kosovo è una di quelle nazionali che si ricrea e si riforma ad ogni appuntamento, ad ogni qualificazione. L'abbiamo visto anche con la maschile, del resto, Certo, perché va ad attingere. Corsaro in Romania. Corsaro in Romania, ma hai detto niente. E infatti, ecco, che cosa sappiamo, come stiamo preparando le due partite, soprattutto quella col Kosovo? Beh, sì, sappiamo veramente poco, perché davvero Kosovo potrebbe essere una grande sorpresa la formazione che metterà in campo. Noi abbiamo
abbiamo indubbiamente qualche informazione dall'ultimo torneo che abbiamo fatto in Turchia, dove il Kosovo c'era e ci ha dato qualche indicazione. Abbiamo visto quelle partite, abbiamo visto le partite che ha fatto recentemente contro la Germania, quindi stiamo valutando la squadra sulle partite che abbiamo visto e quindi pensiamo che le formazioni possano essere quelle. Poi in realtà ci arrivano altre informazioni per le quali probabilmente qualche atleta particolarmente rappresentativa potrebbe essere assente, visto che arriva da un infortunio, sto parlando in modo particolare dell'architetto, potrebbe essere condizioni non perfette. Sarebbe per noi una notizia importante. Sicuramente una giocatrice di grandissimo valore, però io credo che fino a sabato questa cosa noi non la conosceremo. È una grande sorpresa. Il Kosovo è una grande sorpresa sia maschile che femminile, con questa possibilità di andare a reperire atleti in giro per l'Europa, è sicuramente un grande punto di domanda. Invece proviamo a conoscere meglio il pensiero di Liana Ivaci, no? Che insomma a metà del guado, a metà del lungo raduno azzurro, ha fatto un po' il punto sullo stato dell'arte, sulle condizioni generali del gruppo a sua disposizione. Ascoltiamo Ivaci. Le indicazioni sono positive, la squadra sta lavorando bene e mi auguro che arriveremo a questa positività a sabato e fare una bella prestazione contro Kosovo. Io ho chiesto all'Italia di giocare con grande cuore, perché se mettono dentro veramente il loro cuore, la loro voglia e grinta, possiamo ottenere qualcosa positivo naturalmente. Li abbiamo visti nelle loro precedenti partite, come le nostre di 2 anni fa. Abbiamo guardato un po', purtroppo dopo Covid non sappiamo né chi c'è né come si gioca, né, non abbiamo informazioni ultimamente, come loro non hanno di noi, perché non si è giocato e non sappiamo in che condizioni sono loro ora e chi gioca. Li vedremo venerdì contro l'Austria e avremo la notte per preparare qualcosina particolare di quel gioco che presentano quel giorno. Ecco Matteo, qual è il sistema di qualificazione per la fase finale dei mondiali? È un sistema piuttosto allargato, questo bisogna dirlo, anche rispetto alle precedenti edizioni di qualificazione ai campionati mondiali. In grafica stiamo vedendo il quadro complessivo dei gironi di qualificazione. Passano 2 squadre su 3. In raggruppamento, una serie di mini raggruppamenti per la verità, con 2 posti a disposizione. Complessivamente dovremo arrivare ad avere 10 squadre che dovranno incrociare le 10 squadre dal quinto posto in giù dei campionati europei, degli ultimi campionati europei, quindi le prime 4 sono già qualificate ai campionati mondiali, per dei playoff che poi andranno disputati direttamente ad aprile, quindi tra pochissime settimane. E invece nella giornata di ieri, e poi chiederò a Paolo Baresi anche un giudizio su questo ennesimo sorteggio, no? Perché nel mentre ci apprestiamo a vivere questo importante girone di qualificazione per i mondiali, nella giornata di ieri l'urna ha in qualche modo svelato le avversarie dell'Italia nel girone di qualificazione per la fase finale degli europei. Esattamente, Europei 2022, prima fase di qualificazione, il sorteggio porta sulla strada dell'Italia la Grecia, la Bosnia-Erzegovina e la Lettonia, peraltro, come è successo anche agli uomini nello Vero. stesso meccanismo, nello stesso girone di qualificazione. L'Italia femminile parte un gradino prima rispetto agli uomini perché gioca la prima fase di qualificazione, in questo caso passa una sola squadra, solamente la prima classificata. Questo in grafica è il quadro completo di tutti e 3 i gironi sorteggiati. Come detto, passa solo la prima, si gioca tra il 31 maggio e il 6 giugno con, nel nostro caso, la Grecia che ha ottenuto il diritto prioritario di organizzare. Nelle prossime settimane sapremo se accetterà o meno di ospitare il girone, eventualmente toccherà all'Italia, ma Nel caso in cui la nel Grecia caso in dovesse cui la Grecia ritirare. dovesse rinunciare. Ecco Paolo, prima di salutarti, avete avuto modo, mi rendo conto che la concentrazione è massima in vista del doppio impegno del fine settimana, ma avete avuto modo anche di commentare questo abbinamento, la composizione di questo girone? Sì, a tavola ne abbiamo parlato in queste ore, indubbiamente. Poteva andarci meglio, beccare in urna 3 Bosnia-Erzegovina è un grande punto di domanda, poiché non sappiamo che formazione potrebbe mettere in campo, ma tutto ci fa pensare che la cultura pallamanistica di quell'area geografica
potrebbe farci incontrare una formazione piuttosto qualificata, e quindi sarebbe stato meglio sicuramente in urna 3 prendere qualcosa di più semplice sulla carta e quantomeno di più conosciuto. Dopodiché la Grecia l'abbiamo incontrata 2 anni fa nella qualificazione precedente, e anche quella ci aveva dato una bella lezione, eravamo anche lì in Grecia e ci avevano dato una bella lezione, quindi credo che sia un girone piuttosto complicato, ma sicuramente la nostra squadra sarà un'altra squadra rispetto a quella di 2 anni fa, quindi pensiamo di poter fare comunque molto molto bene. Comunque un passo per volta, intanto un focus puntato assolutamente sui prossimi 2 impegni che ci attendono nel fine settimana. Grazie. Grazie a Paolo Baresi, grazie per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo ovviamente alle Azzurre, Azzurre che avremo modo di guardare e osservare in TV. Esattamente, perché le 2 partite di qualificazione di sabato e domenica, sabato contro il Kosovo alle 18, domenica alle 16.30, saranno in diretta su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky. In chiaro c'è la possibilità di seguire entrambe le partite sulla pagina Facebook della FIGH. E allora, tutti insieme alle Azzurre, sperando in un ottimo risultato già nella giornata di sabato, lo diciamo francamente, insomma, se l'Italia batte il Kosovo nella giornata di sabato, il discorso qualificazione è già stato centrato. È messo a posto. Passano le prime 2. Tra poco ci occuperemo del massimo campionato maschile, la Serie A Beretta, che dopo la pausa, la lunga pausa anche in questo caso per gli impegni nazionali, riprende il suo percorso. Però prima di andare in pubblicità è giusto soffermare la nostra attenzione, Matteo, su un'importante novità, no? Che riguarderà nelle prossime settimane e poi insomma nei prossimi mesi la componente tecnici della Federazione Italiana, gli allenatori italiani. Gli allenatori, esattamente, sia i nuovi possibili allenatori, sia gli allenatori già insomma impegnati nell'attività quotidiana sui campi, perché la Commissione Tecnica Federale ha ufficializzato il nuovo piano formativo, piano di aggiornamento sia per gli istruttori dell'attività giovanile, dell'attività promozionale, che per gli allenatori di primo, secondo e terzo livello. È un piano che si apre il prossimo 20 marzo, ci sono anche relatori di spicco, relatori di stampo internazionale, come su tutti Sostaric, l'allenatore fresco di medaglia di bronzo ai campionati europei femminili con la sorprendente Croazia, allenatore anche della Lokomotiva Zagabria, che è una squadra che ha incrociato recentemente i guantoni con le formazioni italiane nelle coppe europee, e insomma tanto tanto davvero con cui formarsi con la pallamano, e questa è una grande novità. E sul sito federale figh.it ci sono tutti i dettagli nel comunicato che avete visto poco fa in grafica per partecipare e per iscriversi. Bene, ci fermiamo, pochi istanti di pausa, a tra poco per occuparci della Serie A Beretta maschile. Bene, è tempo di campionato, Matteo, perché si ritorna in campo, ritornano in campo le squadre della Serie A Beretta maschile, c'è tanta voglia insomma di riavviare il motore del massimo campionato nazionale. Dopo 3 settimane di pausa si ricomincia con Conversano in testa, con Sassari che non giocherà, che farà da spettatrice perché è rinviata la partita contro Fasano. Ci sono invece, proveranno a rientrare nella lotta a scudetto, sia l'Aigo Siena che il Bolzano, vediamo. Conversano in testa è la Raimond Sassari, la prima tra le inseguitrici a meno 5. La Serie A Beretta maschile riparte così dopo 3 settimane di stop, coi biancoverdi pugliesi che arrivano alla 20ª giornata stagionale intenzionati ad allungare una striscia senza sconfitte che dura dal 3 ottobre scorso. Nulla però si adatta alla concezione circolare ciclica del tempo come quanto accadrà sabato. La squadra di Tarafino incontrerà di nuovo il Cassano Magnago, sfidante in finale di Coppa Italia, ma soprattutto
appunto l'unica squadra fin qui in grado di battere proprio in quel famoso 3 ottobre i conversanesi. Gli scenari del Pala San Giacomo non terranno conto del futuro di Sassari, ferma per il rinvio del match contro la Junior Fasano. Le sole che potrebbero realisticamente rientrare nella lotta a scudetto, e per farlo avrebbero comunque bisogno di un'impresa sportiva, sono Ego Siena e Bolzano, 9 e 10 punti dietro a Conversano, ma con una partita da recuperare. I toscani allenati da Dumnic fanno visita all'Alperia Merano di Leo Prantner, fresco di debutto in gara ufficiale con la maglia dell'Italia. Per gli altoatesini, invece, appuntamento sulla carta più agevole contro la Salumificio Rivamolteno. Sulla carta, però, perché Bolzano è scivolata più di qualche volta quest'anno e anche perché gli uomini di Onelli hanno battuto Pressano il 27 febbraio scorso e proveranno a tenere ancora accesa la fiammella della speranza salvezza. A proposito di Pressano, i gialloneri fanno i conti con un'altra squadra invischiata nella zona retrocessione. L'avversaria di turno è la Team Network Albatro, con sfida in programma alla Pala Lobello. Ritrova il Campo Trieste, che alla Chiarbola mancava addirittura dal 30 gennaio e che affronta la Banca Popolare Fondi. Il programma si completa col derby d'Alto Adige tra Bressanone e Appiano, entrambe senza troppi pateni a centro classifica. Ed allora, la regia ci può proporre la classifica. Ricordiamo, è una classifica che deve necessariamente tener conto dei, insomma, percorsi anche abbastanza tortuosi delle tante squadre, delle 15 squadre del massimo campionato, molte che devono recuperare 2-3 partite. Cioè, in questo momento, per esempio, la situazione del Fasano, che è molto complicata, no? Perché Fasano è bersagliato dalla pandemia, insomma, ha già accumulato tante partite da disputare e ne accumulerà ancora. Eh sì, ci saranno mesi, settimane abbastanza convulsi, abbastanza intensi per queste squadre, purtroppo, perché comunque poi è un campionato lungo, quindi si gioca fino al 2 giugno ininterrottamente, a parte poche soste per la nazionale, quindi di fatto bisognerà giocare anche nei turni infrasettimanali, bisognerà accorciarsi le maniche per recuperare queste partite. Ecco, guardando la classifica, Matteo, vero è che il discorso scudetto, anche in virtù delle considerazioni che facevamo prima sulle tante partite da recuperare, è ancora aperto. Conversano ha posto un'ipoteca sulla vittoria finale, ma deve ancora, insomma, tenere ben alta la guardia. Ma ancora più interessante, forse, è la lotta per evitare la retrocessione, perché quella è veramente un rebus totale, no? Eh sì, là è tutto davvero intricato, anche perché rispetto alla vetta, dove la situazione delle squadre coinvolte è un pochino più lineare in termini di recuperi, là sotto c'è chi deve recuperare diverse partite, quindi tutto potrà effettivamente mutare in maniera considerevole nel corso delle prossime settimane. Mancano 11 giornate, i punti che dividono le squadre sono veramente pochi. Molteno, tra l'altro, che è fanalino di coda, aveva chiuso in power up prima della pausa, battendo il Pressano. Esattamente, quindi vedremo quello che succederà sabato. Tra l'altro, tutte le quattro squadre che in questo momento sono coinvolte, quindi il Cingoli, l'Albatro, Siracusa, il Fondi e il Molteno, le abbiamo ascoltate su FGH.it in un'intervista che potete leggere sul nostro sito. Allora, io direi di guardare un attimo quello che ci attende nel dettaglio nel prossimo turno, proprio per focalizzare la nostra attenzione sugli impegni del fine settimana. Questo è il quadro completo, Matteo. Con la Team Network Albatro che affronta il Pressano, vedremo se i gialloneri rialzeranno la testa o se l'Albatro potrà portare nuova linfa, no, alla sua corsa salvezza. Trieste, Banca Popolare Fondi, Trieste che torna in campo. Anche Trieste aveva avuto un lungo periodo di stop dettato dai casi di positività interni allo spogliatoio della società. Bolzano, Salumificio, Rivamolteno, Sassari non gioca contro Fasano, gara rinviata. Alpera, Merano e Gossiena, Conversano, Cassano Magnago e Bressanone Appiano. Conversano, Cassano Magnago, remake della finale di Coppa Italia, ma non solo per quello che riguarda il campionato, soprattutto è una partita importante perché Conversano una sola volta ha perso quest'anno e ha perso a Cassano Magnago. E dunque è una partita da osservare, da insomma guardare con estrema attenzione. Tutte queste partite ovviamente in diretta su Eleven Sport. Sarà un fine settimana particolarmente ricco di pallamano, sia sul web che sulla broadcasting ufficiale della federazione Sky Sport Arena, con le due partite che attendono le azzurre. E a proposito di pallamano internazionale, perché insomma il discorso viene naturale soprattutto quando parliamo di Sky Sport, cosa abbiamo registrato e cosa ci attende ancora in campo europeo con la Champions? Sì, il riferimento a Sky è abbastanza diretto, perché finiti gli impegni delle nazionali azzurre, abbiamo visto la partita con la Bielorussia, vedremo quelle della nazionale femminile. Il prossimo 31 marzo iniziano gli ottavi di finale della Champions League al maschile e noi seguiremo
insieme la gara tra il Pik Szeged del Kiel, i detentori in carica, i campioni in carica del Kiel, che faranno visita alla formazione ungherese del Pik Szeged. Si è formato il tabellone degli ottavi di finale, che è quello che state vedendo, con appunto le 16 squadre Champions che si incroceranno tutte quante. Non sono mancate le polemiche, no, assolutamente no, perché quattro di queste squadre dovevano andare a casa, invece poi la Federazione Europea sono state ripescate, ha annullato, sì, ha annullato i rinvii, dunque assegnando le vittorie a tavolino, e ha riformato da zero un nuovo tabellone. Possiamo dire che fino ad ora abbiamo scherzato, la Champions League di fatto comincia adesso con questi ottavi di finale, poi seguiranno i quarti e 12-13 giugno la Final Four di Colonia. Ricordiamo l'appuntamento settimanale su Sky Sport Arena con la Champions League. Allora, è proprio tempo di saluti, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io vi rinnovo l'appuntamento, doppio appuntamento del fine settimana con Italia-Kosovo e Italia-Austria su Sky Sport Arena. Grazie Matteo Aldamonte, noi grazie, ci ritroveremo settimana prossima per commentare le azzurre e intanto riprendere il discorso sui massimi campionati Serie A Beretta maschile e femminile, perché dopo il campionato maschile riprenderà nel prossimo fine settimana anche il massimo campionato femminile. Arrivederci.